Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Non so se sapete che poco prima della conferenza alla nazione, più che alla conferenza, il messaggio a reti unificate di Conte per spiegare il DPCM Covid, poco prima di quella conferenza aveva telefonato per un minuto a Salvini, ma aveva telefonato anche a Chiara Ferragni e Fedez. E Chiara Ferragni e Fedez sono. Lui è un rapper, un cantante, musicista e lei è una influencer, no? Una donna che con un blog ha fatto milioni e milioni di euro, con un seguito di oltre 20 milioni di persone. È l'influencer italiana più potente e si dice sia l'influencer più potente del pianeta. Pubblicizza, data la sua bellezza eterea, pubblicizza di tutto, dalle borse firmate di alta gamma a qualsiasi cosa, quindi una vita sociale costellata di pubblicità, perché gli influencer vivono di pubblicità, questa è la realtà. Quindi una star di internet e di Instagram che ha reso anche famoso Instagram, grazie a lei, Instagram ha avuto più successo del dovuto. Giuseppe Conte chiama Chiara Ferragni e Fedex per chiedergli un aiuto, per chiedergli se possono influenzare, sono influencer, influenzare i giovani che li seguono per convincerli, indurli a mettere la mascherina, ad adottare dei comportamenti sul distanziamento, eccetera, eccetera. È stato subito criticato come chiama Fedez e non chiama Giorgia Meloni, non chiama Berlusconi, avvisa Salvini che sta andando in televisione a dire alcune cose, lo avvisa, non chiede nessun consiglio, lo avvisa, giusto così, no? Il capo dell'opposizione lo informo che vado a raccontare queste cose in TV, a reti unificate, e poi chiede aiuto a due influencer. E molti dicono come, nel senso, perché non hai chiesto aiuto anche a Salvini, a Meloni e Berlusconi? Hanno quasi il 50% dei voti degli italiani. Perché non ha chiesto a Salvini, Meloni, Berlusconi di fare sui loro social una sorta di spot sulle mascherine, sulle distanze di sicurezza? Però no, quelli sono il centrodestra, è l'odiato centrodestra, è il Salvini da combattere, da sminuire, da emarginare politicamente. Quindi no, con loro no, chiamo gli influencer più potenti d'Italia. La famiglia più potente, parlando di comunicazione di internet, che c'è in Italia. Io vi assicuro che non sono iscritto, non so, in Instagram non sono iscritto alla pagina di Chiara Ferragni, né di Fedez, non so neanche se questo Fedez è in Instagram o dove cavolo è, in Facebook, non lo so. Però sarebbero gli idoli dei giovani. E allora ha pensato il Giuseppone Conte anche di strizzare l'occhio all'idolo dei giovani climaticamente corretti e progressisti, Greta Thunberg. E così in piena pandemia i consigli dell'ecoattivista saranno sicuramente utilissimi, no? Giustamente. E così Conte, in videoconferenza con Greta e con le altre ragazze di Friday for Future, tra queste Luisa Neubauer e altre che non so neanche esattamente come si pronunciano, quindi una videoconferenza con Conte e queste persone. C'era anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dice: "Sono contento di aver scambiato con Greta e gli altri attivisti che danno voce a tanti giovani nel mondo. Abbiamo discusso di come affrontare la crisi climatica attraverso azioni concrete a livello nazionale, europeo e globale. L'Italia è in prima linea in questa agenda per il cambiamento", scrive su Twitter il Premier. E quindi il Premier si fa vedere anche con
vicino a Greta, no? Dopo aver assoldato la Ferragni e Fedez, che poi Fedez e Ferragni, dopo che sono stati messi in contatto con Conte, hanno ricevuto la telefonata di qualche persona a loro vicino che gli ha detto: Chiara, guarda che c'è il capo del governo, Giuseppe Conte, che vi sta cercando, vuole parlarvi. Sono rimasti a bocca aperta, nel senso che così Conte gli ha chiesto un aiuto e la Ferragni e Fedez hanno fatto dei video visti da milioni di giovani dove li spronavano a utilizzare mascherine, a rispettare le distanze di sicurezza, eccetera. E così l'ennesima passerella mediatica di Conte con la videoconferenza con Greta e gli altri attivisti del clima. Greta, nuovo idolo incontrastato dei giovani. E quindi Conte dice: abbiamo fatto la mossa giusta, prima Ferragni, Fedez, poi Greta. Quindi le nuove frontiere della propaganda elettorale giuseppiana. Ma è giusto affidarsi a Ferragni e Fedex? La stampa stronca il metodo adottato da Conte e Casalino. I Ferragnez sono gli Albano e Romina 4.0. È quello che viene scelto quando non si ha troppa fantasia, dicono. La stampa poi commenta: loro sponsorizzano decine di prodotti, per carità, piacciono, soprattutto dal giorno delle nozze, a piattaforme unificate, ma il loro essere trasversali finisce per minare la credibilità. Credo siano l'ultimo rifugio di chi non ha idee. Insomma, una resa del cliente, in questo caso il governo, il pensiero unico. Ma realmente, comunque sia, chi ha 22 milioni di seguitori, 22 milioni, bollarli come la resa del governo, il rifugio di chi non ha idee. Ci saranno anche 22 milioni di persone che seguono la Ferragni e Fedez perché è il rifugio, perché non hanno idee, come dice la stampa, però sono 22 milioni e passa di persone che seguono questa coppia e quindi si chiamano influencer perché hanno la capacità di influenzare 22 milioni e mezzo di persone. È per questo che ogni post di Chiara Ferragni penso sia pagato circa 60-70 mila euro a post, a quello che scrive, proprio perché quel post è capace di influenzare i 22 milioni e mezzo e fare guadagnare molto di più all'azienda che sponsorizza di quei 70 mila euro spesi per la Ferragni. Quindi alla Ferragni danno 70.000 euro, ma loro l'azienda ne guadagna molto di più. Funziona così: domanda e offerta. Pagano tanto la Ferragni perché le aziende che fanno pubblicità con lei hanno un ritorno economico molto più alto. Ed è la stessa cosa che funziona con i presentatori televisivi. Più hanno audience, più la pubblicità viene pagata e più il presentatore televisivo viene pagato. Questa è la formula. Quindi dire che quelli lì non hanno Albano e Romina del 4.0, l'invidia è una brutta bestia, cari giornaloni, mi sa che siete un po' invidiosi, cercate di non essere invidiosi. Questi hanno più di 20 milioni di seguitori e sono diventati ricchissimi con le pubblicità. Forse un po' più di considerazione bisognerebbe averla. Grazie e buon proseguimento di giornata.